La forte riduzione del numero degli arrivi per qualche mese ci aveva risparmiato scene come quella dei giorni scorsi. Un gommone in difficoltà, gli SOS che non trovano disponibilità immediata al soccorso, le organizzazioni non governative trattate con diffidenza. E così muoiono tutti, 120 persone, tra cui donne e bambini. Ecco come l'inviato di Carta Bianca ha documentato la ricerca, purtroppo senza risultati di eventuali superstiti. Hello! Hey! On the other side of it though, I'm gonna turn around it. Everybody's there! There's nobody there. Fuck! Bridge, bridge, no. Go closer, Brendan. Okay. All clear. E la Sea-Watch, la nave dell'ONG che per settimane ha vagato nel Mediterraneo con un carico di sofferenza umana di cui nessuno voleva occuparsene. Alla fine una ripartizione europea ha posto fine all'odissea. Tra sabato e domenica il naufragio a poco più di 70 km da Tripoli ha causato la morte di quasi tutti i migranti a bordo. L'intervento di un elicottero della Marina Militare Italiana ha permesso di salvare solo 3 persone finite in acqua. Dall'elicottero, arrivato nella zona dell'incidente dopo almeno 3 ore, sono state lanciate anche delle zattere gonfiabili. E nelle ore successive un altro barcone in difficoltà, forse con cadaveri dentro. In questo caso l'intervento è stato affidato alle autorità libiche. Con tutte le conseguenze e i rischi del caso, perché sono tanti i racconti di quei disperati giunti in Europa. E per loro una certezza, meglio morti che in Libia. Purtroppo non è tanto la presenza di navi di salvataggio a rappresentare un fattore d'attrazione, in questo caso il fattore di spinta purtroppo riguarda ancora le condizioni drammatiche che i migranti vivono in Libia, molto spesso subiscono violenze, abusi e violazioni dei diritti umani, quindi noi siamo anche in Libia, quindi sappiamo che nonostante il nostro intervento non è possibile garantire sempre i diritti dei migranti in quel paese e molti migranti scappano proprio per fuggire da una condizione di violazione e di abusi che incontrano in quel paese. Difficile la stima finale di questo tragico fine settimana. Il numero dei morti, certamente superiore a 120, potrebbe essere di 170.